La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Ta-da! Un'unica parola per stupire. Ta-da! Su RTV 38, ta-da! La TV che non ti aspetti. Ma buonasera, buonasera a tutti ed eccoci prontissimi, ritrovati a questo nuovo martedì di Tadà, di questa meravigliosa stagione ovviamente inaugurata ieri. Come sapete il martedì è la puntata dedicata all'ambiente, alla sostenibilità e anche agli animali. E a me oggi parleremo anche del tema del cambiamento climatico. Il rischio idrogeologico anche sul nostro territorio è sempre più in aumento, anche perché se un tempo le nostre stagioni erano comunque, avevano diciamo una meteorologia e una tempistica ben definita, ad oggi non è purtroppo così. Veniamo da un'estate molto calda e siccitosa e ci stiamo preparando anche ad un periodo molto piovoso, quindi il rischio idrogeologico sarà sempre più alto. Ecco, di questo ne parlerei insieme ai nostri ospiti qua in studio. Vi vorrei presentare anche un po' tutti per fare un po' un excursus. Allora, abbiamo il nostro agronomo Simone Tofani, molti di voi lo riconosceranno, eccolo qua in splendida forma. Grazie per la splendida forma. Un saluto, intanto siamo ancora qua e quindi davvero è un piacere essere qui. È un piacere rivedervi, cari telespettatrici e cari telespettatori, per parlare davvero di quello che ha detto testé Lucrezia. Ecco, a noi fa piacere ovviamente averti, perché sei veramente un esperto a 360 gradi. Poi abbiamo anche la Coldiretti qua con noi, abbiamo Lara Peverini, responsabile regionale Terranova e Campagna Amica. Benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Quindi con lei ci concentreremo maggiormente su parlare dell'agricoltura e poi abbiamo anche il presidente Publiacqua e CISP Nicola Perini. Benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, insomma, come ho prima preannunciato, il tema del cambiamento climatico è fortemente legato anche all'agricoltura, vero Simone Tofani? Insomma, quindi vorrei fare con te proprio un'introduzione su questo argomento, agricoltura e cambiamento climatico. Allora, effettivamente più volte, no, lo abbiamo detto, di come stanno cambiando le stagioni e di come anche gli agricoltori si debbano in qualche modo abituare a questi cambiamenti stagionali. Più volte, perché lo abbiamo detto anche nelle passate trasmissioni, dobbiamo abituarci a questa tropicalizzazione, a queste estati particolarmente calde, particolarmente siccitose, poi a questi improvvisi cambiamenti, davvero delle bombe d'acqua, poi con tutti i rischi che abbiamo visto anche in questi ultimi giorni possono succedere. E le piante? Ecco, le piante, cara Lucrezia, le piante d'altra parte in qualche maniera cercano di adattarsi a questi cambiamenti, ma riescono tutti ad adattarsi. Sappiamo della nostra meravigliosa Toscana che vite, olivo, cereali, ortaggi, certamente le piante che comunemente, le coltivazioni che comunemente vengono irrigate, gli ortaggi si adattano meglio, non c'è dubbio. Si adattano meglio, ma gli agricoltori devono stare più attenti perché devono anche centellinare, se così si può dire, questa risorsa incredibile che è l'acqua. Io ho fatto esperienza, vedi, è d'accordo anche uno dei nostri ospiti. Sono d'accordo anche i nostri amici animali. su questa attenzione all'acqua. Io ho fatto tante esperienze in Africa, esperienze professionali in Africa, dove l'acqua era già una risorsa da utilizzare con cautela. E come viene utilizzata in Africa, ma anche in altri paesi del mondo? Con l'irrigazione a goccia. E quindi i nostri agricoltori fanno questo, cioè la utilizzano tentando di consumarla il meno possibile. L'irrigazione a pioggia, per aspersione, non è più una pratica consueta. Quindi le piante d'orto, ma vite e olivo, che sono poi le piante che fanno del nostro paesaggio un paesaggio particolare, amato da tutti. Anche no? Perché siamo i maggiori produttori anche di olio e di vino, quindi di anche questo vino, cambiamento, insomma... E di un vino brava, di alta qualità, no? Certo. E quindi queste piante davvero
queste colture da sé si adattano, però gli agricoltori in qualche maniera sono particolarmente coinvolti, anche qui con irrigazioni magari di soccorso, o con anticipi della vendemmia, quando gli eventi climatici poi non sono catastrofici, perché come si dice, purtroppo speriamo che a questo non venga, ma non lo voglio dire nemmeno, perché si sa come gli agricoltori stiano attenti alla cabala, quindi non voglio dire che cosa potrebbe accadere, gli eventi climatici già ci sono stati, quindi pioggia e basta, e quindi insomma auguriamoci che tutto vada bene, ma non è semplice coltivare con questi cambiamenti, bisogna pensare a qualcos'altro, anche noi agronomi, sempre d'accordo il nostro amico, anche noi agronomi dobbiamo abituarci anche a insegnare nuove tecniche, magari a far coltivare varietà che magari si adattano a clima anche più siccitosi o magari più piovosi. Brava, ma guarda, si potrebbe dire di più, anche varietà che magari una volta c'erano e ora non ci sono più, delle varietà autoctone al posto di altre che magari potremmo definire alloctone, ma in realtà poi sono da tanto tempo coltivate. Quindi anche la riscoperta delle antiche varietà e quindi essere custodi di varietà antiche ci può aiutare in questo nuovo metodo di coltivazione, sempre tenendo presente che l'acqua, ripeto, è una risorsa importantissima e va utilizzata cautela. Il meglio e va anche preservata in qualche modo. Bravissima. Non solo per noi cittadini, ma io comunque mi immedesimo anche in un agricoltore, come dicevi prima, stagione ovviamente di vendemmia, ma un tempo la vendemmia non veniva fatta inizio settembre, anzi adesso pure ad agosto viene fatta la vendemmia. Sì, ci sono delle varietà di per sé più precoci, no? E quindi che di per sé maturano prima, però tradizionalmente non lo sappiamo, io sono figlio di agricoltori, e tante volte l'ho detto, ho coltivato vite, si faceva a ottobre, ora no, certo. Si anticipa. E quindi ecco, bisogna, come dire, tenere presente di esatto. Tutto questo. Esatto, allora io innanzitutto ci terei anche a ricordare che tutte le nostre puntate sono interattive con il pubblico, perché da questo anno abbiamo attivato un numero WhatsApp 333-8066-116 e ovviamente è sempre attiva anche la nostra email tada@rtv38.com, quindi se avete domande, anche voi coltivatori, voi comunque cittadini da casa, potete ovviamente interagire con noi e con tutti i nostri ospiti. Stavamo prima parlando appunto della precocità anche della vendemmia o comunque di questa alterazione della produzione agricola causata dai cambiamenti climatici e come non parlare di questi argomenti con Lara Peverini, responsabile regionale di Terranova e Campagna Amica. Quindi ci siamo già presentate prima, ecco, ci terrei innanzitutto ad introdurre un po' Terranova, quindi di cosa si occupa e anche Campagna Amica, che fate dei progetti veramente solidali ma soprattutto di educazione, non solo per il cittadino ma soprattutto per il produttore. Sì, io mi occupo in Toscana dell'associazione Terra Nostra e Campagna Amica, che appunto affiancano sia le aziende agricole che agrituristiche in tutti quegli aspetti che ha anche un po' sollevato qui il collega. Sicuramente siamo a sostegno del progetto principale, che è il nostro progetto ormai fondante da almeno quasi 20 anni, che è la vendita diretta. La vendita diretta che ha dato sicuramente tantissime opportunità ai produttori, perché comunque è fondamentale la produzione, è fondamentale trovare delle varietà che possano adattarsi, come dicevamo prima, a tutti proprio questi cambiamenti, resistere, ma è fondamentale anche per l'azienda stessa poterlo vendere questo prodotto. E quindi noi ci siamo, diciamo, fatti promotori di questo grande progetto che a livello nazionale vede circa un migliaio di mercati di vendita diretta. Ovviamente il problema che sollevava Simone è di notevole importanza, perché chiaramente tutti questi cambiamenti climatici
hanno influito anche su quelle che sono poi le tempistiche per la vendita. Noi parliamo sempre di stagionalità, è fondamentale, certo. Quello che consigliamo a tutti è di fare una spesa sana e consapevole, perché è necessario, è importante rispettare prima di tutto l'ambiente comprando sul territorio e sostenendo anche l'economia anche locale. Comunque comprare anche prodotti fuori stagione è veramente, a parte l'utilizzo di acqua enorme ovviamente, ma soprattutto è inquinamento, ecco, quindi è sempre bene comprare prodotti territoriali certificati, quindi anche un'educazione principale alla lettura dell'etichetta. Assolutamente. Anche sui prodotti. Noi facciamo anche questo, come dicevi, abbiamo sviluppato all'interno delle nostre associazioni molti progetti che facciamo sia con i produttori agricoli, quindi con le aziende agricole, che con gli imprenditori agrituristici. Ci tengo a precisare che un'azienda agrituristica esiste perché alla base c'è un'azienda agricola, quindi c'è un territorio, ci sono delle persone che coltivano e grazie poi alla legge sulla multifunzionalità che ha consentito proprio nel 2001, ha consentito all'agricoltura di creare ulteriori fonti di reddito, si sono potute creare queste ulteriori attività che vanno prima di tutto dall'agriturismo, ma altre attività come la fattoria didattica, attività comunque collaterali, così come la trasformazione del prodotto primario. Pensiamo all'azienda agricola che alleva mucche da latte, prima vendeva magari solo il latte, adesso vende tutti i suoi prodotti trasformati, quindi questo è un valore aggiunto che si dà all'azienda del produttore agricolo. È un'ottima vetrina, ma direi anche che crea proprio informazione e comunicazione tra, esatto, il produttore e il cittadino, che in quel caso è proprio incentivato anche a venire in queste attività, ovviamente dal punto di vista dell'agriturismo o delle fattorie didattiche. Assolutamente. L'altro aspetto che volevo sottolineare è quello che dicevi tu prima dell'etichettatura. Facciamo molte attività di formazione già con le scuole, quindi verso i bimbi, a partire già dall'infanzia, sulla corretta alimentazione. Magari con i bimbi piccoli partiamo da attività gioco per poi procedere magari con i più grandi, addirittura fino alle superiori, con dei veri convegni a cui partecipano con esperti che danno tutte quelle indicazioni utili sulla lettura corretta di un'etichetta, perché purtroppo non tutti i prodotti hanno, diciamo, l'obbligo di avere indicato in etichetta i prodotti, cosa che trae parecchio in inganno il consumatore. Quindi è sempre bene prestare molta attenzione da dove vengono i prodotti, cosa contengono. E questo progetto lo portiamo avanti sia con le aziende agricole che agrituristiche. Con le aziende agrituristiche dove facciamo attività proprio in agriturismo, quindi vengono svolti proprio dei laboratori dedicati alla formazione dei bimbi e così magari sempre con gli stessi andiamo anche nelle scuole. Ecco, appunto, progetti nuovi anche proprio per le piccole leve, quindi per le scuole, fin dai più piccoli. Quindi mi chiedo, ecco, il mondo dell'agricoltura si sta un pochino più avvicinando anche ai giovani? Sì, assolutamente. Moltissimi in questi ultimi anni sono i giovani che si sono avvicinati all'agricoltura. Sicuramente un po' per, diciamo, da generazione, quindi i figli di aziende, di agricoltori che continuano l'attività della famiglia, ma ci sono anche giovani che si apprestano all'attività agricola come, diciamo, prima generazione, laureati che decidono dopo la laurea di magari rilevare un'azienda agricola, di crearla da zero. Quindi sicuramente c'è una buona prospettiva di ricambio. Sta un pochino crescendo. Questo, anche perché comunque ci sono tantissime università come quella di Agraria, Biologia, Biotecnologie, che insomma portano veramente anche lo studente ad avvicinarsi a tematiche quale l'ambiente e anche l'agricoltura. Simone, volevi aggiungere qualcosa? No, volevo aggiungere solo questo. Intanto l'importanza davvero della stagionalità delle produzioni, il conoscere la stagionalità, perché i consumatori non sempre, no, sono edotti su quello che si coltiva e su quello che si raccoglie in un determinato periodo, soprattutto in questo momento di cambiamento climatico. No? Certo. Noi sappiamo che i cavoli, ad esempio, il cavolofiore è stato trapiantato da poco, ma si raccoglierà tra ottobre e novembre. E quindi è importante anche che si sappia la filiera, no? Quindi
davvero bisogna conoscere la stagionalità e, come dicevi tu, Lucrezia, tentare di acquistare prodotti di stagione. E poi davvero l'Università di Firenze, questa grande facoltà che sforna sempre tecnici che possono anche agricoltori. Dopo magari ci torneremo, perché comunque è un ambito da far conoscere dai telespettatori. Molto spesso vengono denigrati i giovani studenti dal punto di vista dell'ambiente e dell'agricoltura, quando invece dietro c'è veramente un insegnamento e una forte ricerca. Ecco, ma adesso parlerei invece della base dell'agricoltura e anche del raccolto, ovvero l'acqua. Che mondo sarebbe senza acqua? Beh, sarebbe sicuramente, direi che non esisterebbe il mondo, perché l'acqua comunque è una risorsa preziosa per tutti noi. E con questo ne parleremo insieme al presidente della Publiacqua e CISP, Nicola Perini. Ecco, quindi il tema dell'acqua, un tema molto caldo, ma sempre più, insomma, ne viene sempre più parlato, specialmente riferito a questi cambiamenti climatici. Ecco, voi da Publiacqua come state vivendo questo periodo? Ma evidentemente noi si sta vivendo un momento estremamente complicato, perché si passa da nell'arco di 24 ore si passa dalla siccità alle bombe d'acqua. Noi si viene da una giornata come quella di domenica e ha palesato le complessità dei nostri sistemi. Domenica scorsa, dopo 3 mesi di completa siccità, è caduto sostanzialmente 3/4 dell'acqua e sono caduti a novembre di anno scorso, mettendo in crisi un sistema. Per cui evidentemente noi abbiamo la necessità di, da una parte, preservare la risorsa, perché è un bene che definire prezioso è un eufemismo, dall'altra è quella di riuscire a gestire questa risorsa affinché sia vissuta in modo naturale e non come un problema. Ecco. E questo è un tema estremamente complesso, su cui noi siamo chiamati a dare delle risposte come gestori, avendo la consapevolezza che anche la nostra regione, pur con tutti gli interventi fatti negli ultimi 50 anni, è una regione che non è autosufficiente, perché se non piove noi non siamo in grado di dare ai bisogni le risposte attese. Noi pensiamo che negli ultimi 40 anni gli unici veri interventi fatti sul tema dell'acqua sono stati il lago di Milancino e l'invaso di Monte d'Oglio, sostanzialmente, che sono delle risorse straordinarie per una fetta della Toscana, non per tutta. Non per tutta, ecco. E questo è un elemento che interroga le istituzioni, perché evidentemente noi abbiamo la necessità di salvaguardarla, la risorsa, di metterla a disposizione il più possibile in modo ordinato, pensa al tema del riuso per l'agricoltura, perché evidentemente non possiamo entrare in elementi di concorrenzialità quando arrivano i periodi di siccità, perché i bisogni sono tutti legittimi, e per cui abbiamo la necessità di operare nella salvaguardia e nel contenimento quando la risorsa arriva in modo non inopportuno, in un modo che non avevamo la conoscenza. E anche perché la natura si muove con i suoi tempi. Certo. E l'unica cosa che non è inopportuna è la natura. Esatto, ecco, e in che modo si potrebbe salvaguardare quindi lo spreco dell'acqua? Quindi magari un raccoglimento, creare, non lo so, ripulire magari i nostri fiumi. Insomma, dal vostro punto di vista, in che modo si potrebbero risolvere queste problematiche? Allora, per quanto riguarda la gestione della risorsa, il tema degli invasi e in tema degli strumenti per contenere la risorsa quando c'è è un tema sotto gli occhi di tutti. Noi dopo l'alluvione, dopo la siccità di 2 anni fa, abbiamo messo in campo esclusivamente gli interventi urgenti e non ci sono altri interventi che erano auspicati subito dopo quel periodo complesso. Noi abbiamo la necessità di attivare questi processi e dall'altra parte di mettere in campo delle azioni di riuso. Il riuso è uno degli elementi fondamentali, perché le aziende che potabilizzano l'acqua e la portano a depurazione poi la rimettano nei fiumi. Certo. Il riuso può essere uno strumento che
che permette una complicità fra i soggetti interessati alla risorsa. Evidentemente il tema è chi paga il riuso, chi paga un sistema da mettere in campo. E questa è una sfida che deve affrontare la collettività con un dibattito trasparente, perché io penso che il tema del riuso debba essere uno strumento che sta dentro la fiscalità generale e la tariffa e non a carico degli agricoltori. Certo. Perché se si mette a carico degli agricoltori si ammazza anche un'entità importante. Alla fine gli agricoltori sono quelli che poi ci vanno in perdita anche a queste problematiche, quindi insomma per quanto riguarda anche la perdita quindi di produttività. No, noi allora diciamo questo: l'uso dell'acqua potabile al 50% sta sull'agricoltura, al 30% sull'industria, al 20% sull'abitazione, che è l'uso dell'acqua. È evidente che l'agricoltura, non in Toscana, ma è una media nazionale, ha un uso estremamente importante. Ma siccome l'agricoltura significa anche gestione del territorio, significa rapporti, significa posti di lavoro, significa cura delle nostre colline, del nostro territorio, dare un servizio all'agricoltura significa dare un servizio al bene collettivo, al bene comune. Per cui noi bisogna trovare quelle risorse che consentano all'agricoltura di non diventare un problema e di far sì che per l'agricoltura non sia un problema l'approvvigionamento dell'acqua, che evidentemente è la risorsa base insieme al sole. Certo, per la produttività. Lara, volevi aggiungere qualcosa? Sì, sì, volevo aggiungere qualcosa, anche se il signore ha comunque anticipato tutti quei temi fondamentali, soprattutto che l'agriturismo, l'imprenditore agricolo è un manutentore del territorio e questo è fondamentale perché anche in un'ottica di mantenimento proprio del terreno, quindi dell'assetto idrogeologico, il fatto che l'impresa manutenga, quindi tenga correttamente un terreno, lo tenga pulito, tenga i fossi di scolo puliti è fondamentale. È la base. È la base. Così come è fondamentale, è importante dare l'opportunità di poter utilizzare degli invasi di recupero dell'acqua proprio in agricoltura. Fondamentale sarebbero dei finanziamenti, dei contributi, investimenti da parte delle istituzioni per questo aspetto qui, perché poter consentire anche all'agricoltore stesso di recuperare l'acqua e di poterla riutilizzare sarebbe una riduzione diciamo di perdite dal punto di vista di quindi risparmio energetico, ma anche perdite economiche. Certo. Perché ci ritroviamo in situazioni per cui l'acqua deve essere anche acquistata. Ora è vero, si parla magari di produzioni, principalmente forse grandi produzioni magari di vivaio, che però fanno sempre parte del settore agricoltura e che sono comunque fondamentali per l'economia della nostra regione. Per cui sicuramente un'attenzione rispetto all'utilizzo corretto e consapevole dell'acqua, ma anche la possibilità diciamo di dare proprio delle opportunità in questo caso agli agricoltori per poter mettere in pratica delle buone pratiche. Esatto, dopo magari daremo anche qualche consiglio proprio per tutti i telespettatori da casa, magari qualche consiglio per come aiutare voi anche su questa salvaguardia. Stefano, volevi aggiungere? Solo due brevi riflessioni, anche se mai ribattezzato Stefano, va bene qua. Simone, va bene, oggi va bene. È giornata del ribattezzamento. Allora, tanti mi hanno chiamato in questi anni, Stefano. Intanto l'importanza degli agricoltori custodi del terreno. Quando noi diciamo gli agricoltori sono custodi del terreno, è vero, perché sono gli agricoltori che impediscono tante volte che ci siano disastri idrogeologici. E poi l'altra riflessione, si sente parlare in questi giorni 1 millimetro, 150 millimetri di acqua, ma quanti sono? Quanti sono? Si rendono conto, ce ne rendiamo conto? 150 millimetri, no? Questa grande quantità d'acqua che è caduta in 12 ore, sono 150 litri a metro quadro in 12 ore. E quindi è chiaro che è una quantità d'acqua enorme, no? Enorme. A volte no, dicendo cadono 150 mm, magari non abbiamo la percezione della grande quantità d'acqua. Non andiamo a quantificare proprio la vera che quantità. Cade in un metro quadro. Ecco, prima stavi... Sì? Dicevo, gli agricoltori, tutto ciò che nasce intorno all'agricoltura, noi ci scordiamo, ma se esiste il cammino degli dèi,
dove migliaia di persone vanno a divertirsi per 4 giorni è perché c'è gli agriturismi, se no non esisterebbero i camion di terra. È vero. Ecco, dopo mi concentrerei proprio su queste tematiche. Prima il nostro Simone Tofani mi ha tirato un pochino l'assist su questi custodi di semi, perché oggi abbiamo in collegamento Laura da Scandicci, che è insieme alla salvatrice dei semi. Eccoti qua! Ciao Laura! Ci sentite? Eccoci, buon pomeriggio Lucrezia. Buon pomeriggio. Tutti voi. Sì, vi sentiamo molto bene. E sei insieme a Filomena Mezzanotte. Giusto? Sì, sì, Filomena, questo è il suo orto. Filomena, oh, Filomena è una funzionaria dell'ASL, laureata in economia, e questo è il suo campo. Ha deciso di dedicarsi a questa attività e alla custodia dei semi. Cosa hai in mano? Ci fai vedere dei semi di pomodori, sono dei minuscoli semini, e questi semini, ecco, sono dei semi riproducibili, sono dei semi antichi, la varietà, ecco, riproducibili, sì. Un seme di questo tipo può durare fino a 10 anni, vero? È così? Questo seme, se ben custodito, ha la capacità di germinare per 10 anni, dopodiché il seme va rinnovato. Quindi ecco l'importanza dei custodi che fanno sì che questa varietà non vada persa. È questo proprio il punto, cioè ci sono tantissime varietà, ne parlavamo prima, pomodori, ci possono essere anche più di 4.000 varietà di pomodori, e vengono chiaramente tutti questi semi custoditi da delle sorte di banche dati che si affidano ai singoli cittadini e soci in modo da poter riprodurre questi semi e evitare che si perdano per strada nel passare del tempo, è così? Sì, esatto, ci sono delle associazioni di custodi di semi, per cui ecco, alcuni custodi ne detengono una banca di 4.000 varietà, un altro ecco, socio 5.000 varietà. Beh, io sono ad una trentina perché da un po' di anni che mi dedico a riprodurli, ed è l'unico modo per salvaguardarli. Una volta di questo si occupavano i contadini, adesso ci sono delle varietà ibride, per cui è più semplice andare a prendere direttamente la piantina rispetto a attivare il processo germinativo di questo semino e quindi poi fare la piantina, aspettare il momento giusto per portarlo in pieno campo, e quindi è molto più semplice. Perché quello che troviamo al supermercato è semplicemente un prodotto in qualche modo universale che non tiene conto di tutte le varietà che ci sono. No, è un prodotto che presenta determinate caratteristiche, quindi il produttore ha necessità di produrre un pomodoro che duri molto di più, quindi sia almeno una decina di giorni, 7 giorni, ecco, dipende un po' dalla varietà, e che presenta certe caratteristiche che sono quelle che il mercato richiede. Sono anche delle varietà molto più produttive, però ecco, in termini di sapore, anche di colori, di dimensioni, noi abbiamo una varietà infinita di queste di pomodori, ma questo vale per tutte le tipologie di colture. Diciamo, qual è la differenza tra un pomodoro comprato al supermercato e uno di questi pomodori che produci tu? Il pomodoro che compriamo è un ibrido, per cui non posso prendere i semi e custodirli e riutilizzarli l'anno dopo, in quanto possono essere o non produttivi oppure presentare delle caratteristiche che non sono quelle che mi aspetto, non sono quelle originali. Per cui se voglio nuovamente il prodotto dell'anno prima, devo recarmi al vivaio, per cui acquistare quella determinata varietà e non potermela riprodurre in proprio. Il tuo amore per i pomodori nasce da lontano, nasce dalle tue origini a Carpino. Ci racconti questa storia? Sì, ora io vengo da una realtà rurale e ho sempre visto fare, e in particolar modo una mia vicina di casa, una cara persona a cui siamo tutti molto affezionati, e si chiamava zia Santina, non una vera zia ma per l'appunto una persona molto cara, e lei produceva questi pomodori, è una specie di bistecca, quindi un pomodoro insalataro piuttosto grande, e in primavera vedevo lei con tirar fuori questo vaso con le piantine, di giorno, di sera ritirava
tirarli dentro, perché se la temperatura notturna non raggiunge una certa, insomma non arriva almeno a 10 gradi, questi pomodori soffrono. Per cui lei faceva, ecco, questo lavoro certosino di semina e poi successivamente di trapianto. Per cui quando arrivavo d'estate lei ci accoglieva sempre sorridente e ci portava questi pomodori che sono anche qui e che sono riuscita poi a riprodurre. Ci sono 11 varietà di pomodori diversi in questo campo, in questo orto, se ce le puoi brevemente spiegare, elencare. Sì, ora alcune varietà vengono proprio da Carpino, anche lì non è molto semplice trovare dei contadini che custodi. Fortunatamente da qualche anno sono riuscita un po' a intercettarli e quindi a riprodurli. Altre varietà sono toscane e altre ancora vengono dagli scambi semi, per cui periodicamente ci ritroviamo e portiamo le nostre varietà che poi vengono scambiate e riadattate poi alle varie zone d'Italia. Quindi regionali ma anche all'estero. A proposito di scambio di semi, tu sei stata alla fiera nazionale del pomodoro a Reggello, vi siete scambiati anche lì, immagino, diversi semi. Sono stata alla mostra nazionale ed è stata il primo anno ed è veramente un momento bello di condivisione, perché poi è un po' una passione particolare, molto di nicchia, però sono arrivate, ecco, persone un po' dal centro nord ma anche dall'estero, visto che ecco, per quanto riguarda il sud, questa mostra invece si è tenuta alla fine di novembre, visto che la produzione è anticipata. Grazie quindi mille in questa occasione Laura. Abbiamo scambiato e grazie Filomena. Ma avete domande da studio? Sì, vi volevo un attimo chiedere una curiosità. Qua stavamo parlando prima di cambiamenti climatici. Ecco, la mia domanda è quella: come in qualche modo si vanno ad adattare anche questi semi antichi con questi grandi cambiamenti climatici? Allora, questi semi, ora in particolar modo qui nel nostro campo, noi abbiamo un invaso di raccolta di acqua piovana. Quindi utilizziamo l'acqua che viene da questo laghetto. Ora si può fare una produzione in aridocoltura, quindi far sì che, cioè, annaffiando il minimo indispensabile e pacciamando, per cui noi utilizziamo lo sfarcio d'erba per pacciamare e quindi far sì che non ci sia evaporazione di acqua e abituare il seme a questa condizione di poca acqua. Cioè, ecco, il futuro seme, ecco, il seme che deriverà da questi pomodori. Questa può essere una soluzione. Questa può essere una soluzione. Grazie mille, grazie mille. Si può anche con pochissima acqua. Grazie. Grazie per averci fatto scoprire questa meravigliosa realtà e in bocca al lupo per tutto, Filomena. Crepi, ecco. Grazie per questa opportunità. Grazie a voi. Grazie a voi. Dopo con voi continueremo a commentare anche questa bellissima biodiversità, insomma, su questi semi antichi. Ma adesso, a proposito di semi, a proposito di biodiversità, insomma, come prima stavamo dicendo anche con i nostri ospiti in studio, i nostri giovani sono sempre più educati sul tema ambiente, sul tema anche green, cambiamenti climatici, ma anche sulla salvaguardia dei nostri amici animali. Insomma, ci sono tantissime associazioni che oggi puntano su questa identità e io lascerei la linea alla nostra veterinaria Emily, che torna a trovarci e chissà di cosa ci parlerà. Vai Emily! Grazie Lucrezia, buonasera a tutti, felice di essere tornata, riparte la stagione, riparte ovviamente anche il mondo degli animali. Come ripartire alla grande? Con loro ovviamente, gli eroi del mare. Infatti oggi tornano in studio i nostri amici Six. In tanti li conosciamo, per chi non li conoscesse, SIX è acronimo di Scuola Italiana Cane Salvataggio, un'associazione molto importante di volontariato che si impegna in operazioni di soccorso in acqua. E ovviamente il cuore pulsante sono loro, le unità cinofile. Oggi in studio ne abbiamo ben due. Buonasera, benvenuti. Ciao Emily. Buonasera, buonasera, ciao Emily. Luca con la tua Lizzy, sì. E Lara con la tua Dora. Esatto. Benvenuti. Grazie, è sempre un piacere. Grazie a voi. Piacere nostro, sempre. Onorati di nuovo di avervi qui con noi. Come dicevo, il vostro operato è veramente prezioso e addirittura la città di Firenze vi conferisce la massima onorificenza, il Fiorino d'Oro, che abbiamo qui oggi in studio, addirittura proprio fisicamente. Il sindaco di Firenze, Nardella, vi ha consegnato quest'anno il Fiorino d'Oro proprio per premiare tutto il vostro operato.
vorrei leggere due righe perché qui si, diciamo, sintetizza tutta la vostra essenza. Esatto. Associazione di volontariato impegnata in operazioni di soccorso in acqua con unità cinofile che ogni anno con atti di fedeltà, eroismo e amore salvano vite. Una realtà dedicata anche ai innumerevoli progetti di carattere sociale, di sensibilizzazione nelle scuole sui temi della sicurezza, dell'educazione ambientale, dell'avvicinamento agli animali e un bellissimo esempio di abnegazione, di affatamento e fiducia tra cane e uomo. Esatto. Beh, parole meravigliose, ma che racchiudono veramente la vostra essenza. Esatto. Luca, effettivamente voi siete una realtà molto preziosa a livello nazionale, una delle più grandi a livello europeo. Sì. E salvate vite. Esatto, sì. Come è andata questa stagione balneare? Voi rendete le nostre spiagge più sicure e, insomma, per mezzo anche di loro, queste preziose creature, ricordiamolo, i cani salvataggio, ora qui in studio abbiamo due bellissime golden, salvate vite, sono veramente essenziali. Sì, a noi quando facciamo appunto i servizi sulle spiagge di sorveglianza abbiamo la fortuna di collaborare con i nostri cani amici pelosi e ci completano in un... Si forma una vera e propria unità. Sì, una vera e propria unità di cinofila. E io con la mia Lizzi noi abbiamo iniziato nel 2017 quando ci siamo brevettati appunto. Tu sei anche istruttore, Six. Sì, poi io ho fatto anche un percorso da istruttore, quindi ho raggiunto anche un altro step. E nel corso di questi anni insieme a Lizzi appunto abbiamo fatto numerosi eventi di recupero di persone in difficoltà in mare, prevalentemente per la forte corrente che si forma con queste buche, questi canali. E l'ultimo che abbiamo fatto è stato nel 2023 sulla spiaggia libera delle dune di Forte dei Marmi, dove appunto un signore era finito nella buca con una forte corrente, non riuscendo a rientrare e magari essendosi anche un po' spaventato, abbiamo deciso di intervenire io e lei, portandolo appunto sulla spiaggia al sicuro e mettendolo in sicurezza con un bel lieto fine. Qual è esattamente il ruolo del cane nel salvataggio? Il ruolo del cane praticamente per noi è un vero motore intelligente per il rientro a riva. Quindi partiamo insieme durante il salvataggio, poi una volta recuperato e messo in sicurezza il pericolante, chiamiamolo, il cane ci aiuta tramite degli imbraghi speciali che indossano, con delle maniglie, noi ci agganciamo praticamente a una delle sue tante maniglie e il cane ci aiuta a tornare fuori con notevole risparmio energetico. Certo, per noi. Certo, poi riescono a percepire le correnti. Quindi... Poi sì, hanno questo dono naturale che con i loro polpastrelli riescono a percepire la giusta corrente per un rientro più agevolato, ecco, diciamo. Inoltre qui in studio abbiamo Lizzi che ha 10 anni. Sì. E abbiamo Dora che è la figlia sì. Lara. Sì, la piccolina, che ormai ha 6 anni, però è la piccolina. Sì, è sì. La tua... sì. Canina, sì. Com'è il rapporto col cane nell'unità cinofila? È qualcosa che si vive quotidianamente? Assolutamente sì. Lei è arrivata appena nata, quindi ha vissuto sempre con noi e cerco di non lasciarla mai. E durante appunto l'anno di addestramento formativo è stato abbastanza semplice da questo punto di vista, perché avendo già anche la mamma come esempio, quindi prendendo spunto anche dal suo coraggio, perché la Lizzi è molto coraggiosa, e è stato molto più agevolato il suo percorso. Inoltre abbiamo stretto questo legame che io non lo so spiegare, ma che tanti lo vedono dall'esterno, che è proprio indissolubile, molto forte. Simbiotico quasi. Oddio, non esagero, però sì. Ci sì. Siamo quasi quasi. Tra l'altro voi siete anche marito e moglie, sì, quindi sì, proprio sì. Una famiglia. Sì, una vera e propria famiglia. Una famiglia sì. Unita in tutto, veramente. Sì, ci consente di passare del tempo insieme facendo una cosa che ci piace.
e quindi non dividendo neanche loro e dandoci l'occasione anche a noi di poter svolgere, anche passare un pochino più di tempo insieme se vogliamo, perché si sa, la vita è un po' più frenetica. Beh, certo, che comunque voi dedicate, essendo un'associazione di volontariato, il vostro tempo libero per questo, quindi avete i vostri lavori e il vostro tempo libero lo dedicate per questa grande passione per i cani, ma anche per il volontariato, quindi veramente lodevole. Quanti salvataggi sono stati effettuati quest'anno? Allora, quest'anno nel 2024 abbiamo fatto praticamente 4 salvataggi distinti, salvando la vita a 3 bambine di 10-12 anni e 2 signore un po' più adulte. Questi 4 interventi li hanno fatti 3 unità cinofile distinte, fra cui Frida con Niccolò, che ha fatto il primo salvataggio della stagione, poi un altro è stato Stefano con Tiago, l'ultimo che ne ha fatti 2 in un giorno, delle 3 bambine, Etienne con Olli, che fortunatamente sono anche questi finiti tutti a lieto fine, con un grosso spavento e tante coccole. Tante coccole dopo per i nostri amici. E la grande famiglia dei Six sta crescendo comunque, quindi chi volesse diventare un Six, uno di voi, so che abbiamo degli appuntamenti importanti. Sì, ci sono. Abbiamo organizzato questi Open Day che verranno svolti il 22 di settembre al nostro campo di addestramento al Parco degli Animali di Ugnano, qui a Firenze, e il 29 di settembre sempre alla spiaggia libera delle dune di Forte dei Marmi. E è un'occasione per venirci a conoscere, e se uno avesse intenzione di intraprendere un percorso di salvataggio con il proprio cane, è il benvenuto. Un'occasione buona. È una grandissima occasione in cui... Io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Dell'invito. Onoratissimi. Grazie. Alla prossima. Certo. Alla prossima. Grazie. Di nuovo la linea alla nostra Lucrezia. Grazie. Grazie Emily e grazie ai vostri ospiti, insomma, per averci fatto scoprire questa meravigliosa realtà. Ma a proposito di volontariato e solidarietà, adesso mi collegherei con Benedetto Parisi per scoprire lo sguardo solidario, un concorso fotografico. Allora, guardiamo un po', eccolo. Salve Benedetto! Buon pomeriggio a lei, ai suoi ospiti. Chiedo un attimo alla regia se potete alzare l'audio, almeno poi vi sentiremo forte e chiaro. Mi sentite? Oh, ora fortissimo, benissimo. Ecco, qua in studio stavamo parlando proprio di solidarietà e insomma lo sguardo solidale devo dire che è il must have di questa prerogativa e tematica. Ecco, ci parli un pochino quindi di cosa si tratta. Beh, questo evento nasce da un'iniziativa che CESBOT provinciale di Siena, cioè la delegazione di Siena, organizza nell'ambito di un incontro che si farà il 29 novembre del 2024, il 29 novembre del 2024 a Siena, alla Santa Maria della Scala, nella sala Italo Calvino, dove verrà fatta la premiazione di questo contest fotografico. Di cosa si tratta? Questa iniziativa si chiama Lo Stato di Salute del Terzo Settore della provincia di Siena. Ecco qui la locandina, precisamente, Sguardi Solidari. Questo è un concorso rivolto a ragazzi da 14 a 35 anni che con qualunque mezzo fanno delle fotografie in bianco e nero o a colori, le cui specifiche sono meglio spiegate nel regolamento, fino al 15 novembre del 2024, e il tema è della solidarietà sociale ed essere ispirati ai valori del volontariato. Chiunque si trovi in una occasione particolare, festa, non festa o
un particolare momento che ritiene di dover fissare nel suo smartphone, nella sua macchina fotografica, può fare la foto, inviarcela e come dicevo il regolamento è pubblicato sul nostro sito CESLOT di Siena o il CESLOT regionale, lo trova facilmente, basta digitare sguardi solitari e viene fuori tutto quello che necessita per partecipare a questa iniziativa. Quindi ecco, le immagini devono essere di attività ovviamente di volontariato, di attività solidali, esatto. Quindi anche d'aiuto verso gli altri. Esatto, oppure un'immagine che esprima il valore del volontariato secondo diciamo i canoni di chi vuole fissare quel momento. Sappiamo che i giovani sono molto estrosi sotto questo aspetto e per cui ci aspettiamo che ci arrivano veramente delle belle foto, delle belle immagini su queste sicuramente attività. Sicuramente, anche perché proprio qua in studio abbiamo veramente la solidarietà fatta persona, ovvero i cani che proprio vanno a salvare anche le persone, quindi vi ho già trovato dei clienti, ma dopo continueremo a parlare anche di un altro meraviglioso progetto, quindi quello di Agorà, però non posso ovviamente dare la pubblicità se non con il nostro chef che torna a trovarci, Shadi! Ero ancora in vacanza, guarda, infatti sono mezzo col costume. Vacanza mezzo o in after con questo occhiale? Anche in after, potrebbe essere. Sembra anche in after. Sembra un po' un after, eh? No, sto scherzando, ecco, sono pronto. Fatti vedere. Non vedo l'ora che arrivi qui con me per lavorare insieme questo grandissimo prodotto che la COP ci ha dato oggi, ecco. Che sono i peperoni Cornelio. Poi sono curiosa, curiosa soprattutto di scoprire come andrai a amalgamare tutti questi ingredienti. Guarda che bei colori, ancora possiamo approfittare dell'estate per giocare col colore. Sì, il colore nell'alimentazione è sempre buono. Insomma, ma te come stai? Quest'estate com'è andata? Ho fatto tantissime vacanze, ho lavorato anche tanto. Il couscous? Però... Lei... Ecco. Tra un mesetto andrò di nuovo in gara al couscous, quindi quando ritornerò poi ti porterò qualche novità. Sono curiosa di assaggiare questo famoso couscous, anche perché nelle tue pagine social ho veramente mangiato, diciamo. Cioè, ho guardato ma avevo l'acquolina in bocca un po'. Allora, quando ritorno, couscous per tutti. Couscous per tutti, couscous al peperone, a tutti i gusti dello studio. Quindi ecco, dopo con il nostro chef dalle 19 andremo a scoprire anche tutto il mondo del peperone e tutto il mondo ovviamente che ci circonda. Ma adesso è il momento della pubblicità, noi ci prendiamo veramente qualche minuto di relax, un piccolo caffè, un piccolo bicchiere di acqua e poi torniamo qua ovviamente a Tada. A tra poco!